Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi stiamo cercando, perché non sono mai andato, perciò sarà un giro in esplorazione, cerchiamo di andare agli ordini di Chianocco. Su internet sono svariate informazioni, c'è un sentiero che gli passa sopra, c'è un sentiero che dovresti arrivare sotto dove c'è la ferrata, però mi hanno detto che la ferrata è impraticabile e forse anche quel sentiero. Ma adesso stiamo andando in su e vediamo se è aperto, se non è aperto, cosa riusciamo a fare. Molto interessanti, l'ho scoperti per puro caso mentre tornavo dall'altro giorno, dall'ultimo video che avete visto, quello dello Shaberton. Ho visto una zona un po' infossata, ho cercato su Google Maps e io tante volte trovo posti così. E non sono l'unico, magari anche qualcuno di voi. Boh, adesso stiamo andando su, ci vediamo di fianco alla chiesetta dove ho letto che parte il sentiero, perché quella è una riserva naturale, parte il sentiero, con tutte le indicazioni, e seguitemi in questo nuovo giro, ok? Dai, a dopo! Ed eccoci qua, arrivati sulla piazza di Chianocco. Io ho parcheggiato lì, vi lascerò le coordinate dall'inizio del sentiero, che probabilmente è di là, perciò adesso attraverseremo il ponte, prenderemo di là, e questo è il sentiero, e qua dietro c'è l'orrido. Dai, andiamo a recuperare le cose in macchina e si parte. Scendiamo le scale e questa è una cosa tipica che si vedono ancora poco in giro, perché sono case fortificate, sono antichissime e qua sono ancora abbastanza ben tenute. Guardate che belle. E adesso noi andiamo là dove c'è il signore. Guardate qua che spettacolo. Guardate che spettacolo. Un vero e proprio canyon. Guardate che muraglioni, che chiusura. Questo è tutto stato scavato da questo fiume qua, che in questo momento non mi viene in mente il nome, scusate, non me lo sono segnato, ma guardate che roba. È bellissimo. Fantastico, un taglio nella roccia quasi netto, perché ci sono delle pareti lì che sono veramente dritte. Bello, bello, bello. E di qua che c'è? Andiamo a vedere, c'è un piccolo sentierino. Wow, guardate che figata. Probabilmente questa parte qua si è staccata chissà quanto tempo fa dall'altra parte, e ci sono tutte delle rampicanti, sembrano edera, che vanno su, tipo foresta amazzonica. Guardate che bello. È molto umida, perché ovviamente un orrido è chiuso, prende pochissimo sole, infatti potete vedere che la vegetazione è molto sviluppata. Però molto molto bello, d'estate deve essere una figata, perché deve essere molto verde. Guardate anche là sopra come ha scavato, è stato tipo scavato dall'acqua. Bellissimo. Piccola cascatella. Bello, bello. Fino adesso tutto bello, però poi si è arrivati all'inizio della ferrata e guardate qua. Che figata! Wow!
Mamma mia, che bello! Guardate che roba! Tutto chiuso così. Di là c'è la ferrata che adesso è chiusa, ma poi vi spiegherò dopo. Quello è il ponte tibetano. Guardate che bello! Mamma mia! Boh, adesso abbiamo finito la parte sotto, diciamo. Lì è la fine del sentiero escursionistico. Torniamo indietro e prendiamo il sentiero che ci porterà su dove ci sono due punti panoramici. E adesso rifacciamo quel piccolo sentiero che avete visto al ritorno. A dopo. Ed eccoci qua. Allora, siamo usciti dalla grotta dell'Orrido, diciamo dal lato più stretto, dalla parte sotto. Voglio essere sincero, qua come vedete c'è sono due bastoni legati, niente di che. E lì c'è l'ordinanza comunale che dice che la ferrata è chiusa. Allora, io sono entrato prima, facendo la parte prima del video, per vedere se effettivamente c'erano dei pericoli, c'era qualcosa. Non avrei fatto più tutto il video, comunque avrei detto di non entrare. Il sentiero è battutissimo, perché ho proprio trovato segni di scarpe, penso che sono passati ieri. Ho trovato anche dei fazzoletti dell'immondizia, vabbè, questa è una cosa a parte. Comunque il sentiero è battutissimo, pericoli non ce ne sono. Non fate la ferrata, perché la ferrata è crollata più avanti. Nel primo pezzo sembrerebbe bella, ma tanto io non faccio ferrate, perciò non me ne intendo. Dalla parte dietro, ho letto su internet, è comunque crollata. Perciò il primo pezzo, che poi alla fine saranno 50 metri di questa gola, è fattibilissimo tranquillamente, non c'è pericolo, non ci sono alberi caduti, non ci sono rocce che si staccano. La ferrata no, ok? Boh, noi adesso riprenderemo quel sentiero lì, non so se si vede, e andremo dalla parte panoramica sotto, ok? A dopo! Dal varco che avete visto prima continuate a salire qua. Da qua prendete sulla destra, perché di là si va verso un campo con delle case. E di qua si continua a salire. E salendo, 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 si arriva al punto panoramico. Guardate che meraviglia. Si vede tutto l'Orrido da sopra. Noi prima siamo arrivati fino là sotto. E da là in poi inizia la ferrata. Guardate che bello. E ora prendiamo il drone e facciamoci un giro dall'alto. Continuando dopo il punto panoramico, c'è una strada sterrata che continua e si dovrebbe arrivare dall'altra parte dell'Orrido, dove c'è la gola strada che avete visto prima. Adesso andiamo a vedere. Seguendo la strada sterrata che scende, si arriva dall'altra parte dell'Orrido, che da là, probabilmente da là sotto, adesso andremo a vederla più vicino, arriva la ferrata, che è chiusa, e questa qua è l'altro lato. Ci sono svariati sentieri che continuano. Guardate qua che bello che è. Oltre che si vede bene l'Orrido che si infila dentro, guardate che bello che è qua, spettacolo. Ok, siamo venuti giù di là, qua è dove c'è l'Orrido. Questa è una specie di diga del troppo pieno, infatti vedete ci sono dei buchi sotto e probabilmente questo qua serve per sfogare in caso dell'alluvione. E di qua vedete l'Orrido, vi ho fatto vedere prima che c'è la serpentina, se riesco vi faccio vedere cosa si vede da qua sotto. Ok, avete visto? E da là, come vedete, si riattacca tutta la ferrata, la parte alta della ferrata, che finisce lì, dove c'è mio padre. Bellissimo. Buon ragazzi, con l'Orrido alle mie spalle, ci sediamo qua al sole, perché all'ombra fa freschetto, e ci mangiamo qualcosina, ok? Ci vediamo dopo sulla strada del ritorno, va bene? Ciao e buon appetito. Ed eccoci in macchina per il viaggio di ritorno. Allora, che dire, posto stupendo, gole fantastiche.
Come ho detto nel pezzino prima, allora, teoricamente la ferrata è chiusa, completamente chiusa. Il sentiero escursionistico che arriva fino alla ferrata teoricamente è chiuso, oltre che è battuto, perciò è proprio tanto battuto, cioè si vede che ci passa la gente, non dico ogni giorno ma quasi, non c'è nessun rischio. Poi io non voglio prendermi responsabilità, se domani viene giù un roccione gigante, io oggi non ce n'ho rischi, per carità di Dio. La zona è molto bella e ne vale la pena. Io, come ho detto nel video precedente, quello dello Shaberton, non capisco perché gli enti pubblici o privati o gli enti parco non salvaguardino un po' queste zone qua, perché portano turismo, portano soldi in queste zone qua, perché Chianocco è carina ma è piccolina, portano soldi e boh, le lasciamo andare. Io posso capire i costi, posso capire il Covid, posso capire qualsiasi cosa, sì, questa è un po' una polemica, però posso capire qualsiasi cosa, ma non riesco a capire perché se ne sbattono altamente, anche perché quell'orrido lì è stupendo e sicuramente portava soldi, perché chi andava a fare la ferrata, magari andava al ristorante, o chi faceva le scuole, di scuola di ferrata, potevano andare lì. Comunque questo è un discorso a parte. Spero che il video vi sia piaciuto. Le dronate sono riuscito solo a farle da sopra, perché da dentro l'orrido il mio drone non decollava perché non sentiva il GPS, infatti non prende neanche il telefono nell'ultimo punto, nella parte iniziale sì. E boh, dai. Spero che vi sia piaciuto, spero che continuate a seguirmi. Se è questo il primo video che vedete mio, iscrivetevi sotto al canale dove c'è il quadratino rosso qua sotto, e ci vediamo alla prossima avventura, ok? Ciao!